Domanda. Io il filo non riesco a usarlo, cioè non riesco proprio a infilarlo. Ok, ci sono, come vedremo poi dopo, degli attrezzi che ci aiutano a pulire la protesi là dove uno non ha difficoltà. Per esempio, il filo è uno di quelli che presenta più difficoltà, che ci sono dei fili appositi fatti proprio per chi ha scarsa manualità o chi presenta magari delle protesi che sigillano in zone che sono di difficile accesso. Queste sono per esempio i pazienti che devono mettere impianti zigomatici e mettono protesi che arrivano fin sotto al naso e lì è difficile arrivarci proprio. Allora in quel caso bisogna utilizzare dei fili che hanno uno strumento che ci aiuta a far passare il filo, che si trovano su Amazon e si trovano un po' dappertutto. Allora, tutte le informazioni che io vi do, ricordate che le trovate a questo sito www. IGN. Dottor Palmas.com. Su questo sito, che è un sito web gratuito, l'unica cosa gratuita che diamo, tutto il resto a pagamento. Gli impianti sono a pagamento, i denti sono a pagamento, l'igiene è a pagamento, i problemi sono a pagamento. Parleremo anche di quello oggi, anche dei problemi che ci possono essere, ma le informazioni sono gratis, devono essere gratis, perché la possibilità di volare ad alta quota deve essere data a tutti. Poi se uno ne vuole fruire, bene, se ne frega, va bene comunque. Cioè, non tutti siamo pronti delle volte per sederci là 6 ore a vedere cosa dobbiamo fare. Pian piano, quando avremo necessità, avrete necessità, tornerete di nuovo su questo sito e vedrete quello che va migliorato. Consiglio che vi do è, se fate un investimento in tempo, in genere sono 20-24 giorni in cui dovete stare all'estero per fare tutti i lavori, tutti i vari viaggi, eccetera, spendete quelle 3-4 ore di tempo per anche imparare come mantenere i lavori, che è la cosa più importante, se non la cosa essenziale, perché poi tutto quello che facciamo serve per non perdere i denti fissi su impianti, cioè quelli li abbiamo già perduti. L'obiettivo è non riperdere anche gli impianti dentali e quindi finirla in chirurgia maxillofacciale, dove dobbiamo svitare impianti e mettere zigomatici, pterigoidei, togliere lavori che sono falliti. Per non fallire occorre una strategia per non fallire e bisogna anche poter vedere, nel vero senso della parola, vedere dove stanno i problemi, lato paziente. Infatti su questo sito troverete gli strumenti che io ho qua sul tavolo e anche di più e vi spiego in alcuni di quei video che ci sono là che è fondamentale dare al paziente dei coloranti che macchiano la protesi, che gli fanno visivamente vedere dove la protesi è sporca. E questi sono fondamentali perché poi un paziente ha gli attrezzi, ma sa esattamente dove li deve usare quegli attrezzi. Gli faccio l'esempio, no? C'ho il cervo da sparare, ti bendo e ti dico, tu abbatti il cervo, inizi a sparare di qua di là, ma il cervo resta là. Se invece io vi faccio vedere il cervo, voi sparate un colpo e lo buttate giù. Quindi vedere, colorate le zone dove la protesi è sporca, quella aiuta il cervello a memorizzare i movimenti da fare. E poi non uscite più dal bagno con i denti tutti viola, colorati. Restate in bagno a lustrare la protesi in quel punto. Dopo 2 settimane potete anche non usare più i coloranti. Avete già capito che lì dovete andare un po' più in profondità, usare questo attrezzo qua. Aiuta tanto anche all'inizio il kit, ecco, questo non ve l'ho mai detto, il kit da otturazioni provvisorie, che vendono in farmacia ed è un kit che contiene una pasta per chiudere i buchi, le carie, delle volte rompono i denti in bocca e i pazienti mettono questa pasta temporaneamente prima di andare dal dentista che tappa il buco. Però questo kit dentro c'ha anche lo specchietto del dentista. Quindi con 7 euro voi avete lo specchietto del dentista a casa con cui potete controllare le varie zone. Vi mettete di fronte allo specchio e vedete anche le zone dove si accumula cibo o dove rimane sporca la protesi. Questo aiuta tantissimo.
Non chiedeteci gli specchietti, perché sono specchietti professionali quelli. Invece in farmacia c'hanno quelli monouso, in plastica, col vetrino, con lo specchietto che vi aiuta proprio a visualizzare la parte che meno vedete, che è quella interna. Poi ogni tot mesi io farei un check-up da un igienista. Ok, cercatevi in zona un igienista dentale, non un dentista, un igienista. Okay, gli igienisti dentali fanno tutti i giorni questo, puliscono i denti alle persone, quindi anche le protesi messe da chissà quali dentisti, fanno quello di lavoro gli igienisti. Beh, ma si può andare anche a Bergamo per fare questo. Anche il Cinisello Balsamo, dove volete, no, igienisti ci sono in tutta Italia. A Bergamo fanno sì. Anche sì, ma non per forza dei nostri, quello che deve passare, il fatto che l'igienista è una figura fondamentale poi nel dopo, mi chiedevate appunto il dopo, deve iniziare il rapporto con un igienista. Se poi un igienista che non ha mai messo mano su questi lavori, ci fate contattare, noi gli diamo un link dove è spiegato come vanno fatte le pulizie di queste protesi. E sono anche molto semplici come pulizie queste protesi, devono solamente spruzzare acqua e bicarbonato con uno strumento che c'ha l'igienista, si chiama l'airflow, che va a staccare tutta la pellicola che si attacca sulle protesi, il biofilm. Una volta che queste non devono essere invece lucidate con strumenti meccanici le protesi, perché sennò diventano ancora più porose. Un'altra cosa, non usare mai il dentifricio. Il dentifricio, tutti i dentifrici, sono quasi tutti, diciamo un buon 99%, hanno dei granuli all'interno che raschiano le protesi. Ok, sui denti non creano problemi, anche sui denti possono creare problemi, i dentifrici con movimenti diciamo troppo forti, questi granuli che contengono, che servono a staccare queste cuticole, in realtà il composito, il zirconio vengono raschiati da questi, infatti vi ho detto tutte le cose che non vi metto e lì non troverete mai il dentifricio, c'è un motivo, perché aumenta poi la porosità. E fa andare via la lucentezza della protesi, toglie lo strato lucido che noi mettiamo alle protesi e quindi si attacca poi tutta la roba sopra. Okay. Acqua e collutorio. Il miglior disinfettante che c'è è il collutorio. Ma con l'idropulsore puoi mettere... Non ne parlo mai io dell'idropulsore, mai. Comprare. Iana te l'ha fatto comprare, non io. Sai quanto ci lotto io con loro? Perché poi uno è uno strumento di comodo l'idropulsore, però in realtà crea i presupposti perché le cose poi peggiorino. Uno pensa che toglie i pezzi grossi e in realtà poi rimane attaccata quella cuticola a cui poi depositano i sali di calcio, diventa come il calcare sulla cornetta della doccia. E poi quello ingrossa, alla fine non lo stacchi più, devi andare dall'igienista, quella te la devi svitare, la protesi, e staccare, proprio scrostare la protesi, e va lì poi glasata con la glassa fatta lucida di nuovo. L'idropulsore allora non va bene? L'idropulsore va bene solo durante la fase dei provvisori, quando si creano spazi tra le gengive, allora per togliere velocemente i pezzi grossi di cibo che rimangono, dopo mangiato passi quello. Ma poi dopo devi anche andare a lucidare con gli scovolini tra la gengiva e la protesi, devi lucidare, se no l'idropulsore è come un idrogetto, no? Vai in campagna con la macchina, la lavi con l'idrogetto, poi non la spazzoli, la sciacqui solo con l'idrogetto, stacca i pezzi grossi di fango, poi si asciuga al sole ed è tutta impolverata comunque, e quella poi si incrosta, quella cuticola sulla protesi. Per questo preferisco che il paziente non usi né l'idropulsore né il dentifricio, niente, ma la pastiglia che colora invece. Allora sì, tu vai lì con lo spazzolino a lucidare proprio quelle zone, a staccare la cuticola gelatinosa che si attacca sulla protesi, così sai che se la levi quella almeno ogni 2 giorni, che fa una bella pulizia, non dai il tempo che si trasformi in pietra, in calcare. Quella, all'inizio è una roba gelatinosa che si attacca sulla protesi, poi diventa come il calcare sulla cornetta della doccia. A quel punto l'unico che lo può staccare è l'igienista, proprio deve stare lì a scrostare con l'idrogetto un po' più forte questi pezzi di calcare dalla protesi. La lucidatura noi possiamo fare della protesi, in laboratorio la possiamo lucidare e la possiamo anche glasare. L'ideale sarebbe almeno ogni 3 anni
fare la rimozione della protesi, una lucidatura, glasatura, diciamo la ricondizione, è come la vulcanizzazione della gomma, no? O aspetti che ti... Come? La luce, proprio è un liquido che indurisce, che si, tipo lo smalto sulle unghie, uguale, stessa cosa, che si può fare quello quanto vogliamo, infinite volte, però quello che dovete capire è che sono delle protesi queste, cioè o le mette, le togli e le metti a lavare, le mutande, o le cambi, oppure le rappezzi, o aspetta, non fai mai nulla e allora lì i problemi si verificano. Ok, tenete conto proprio di questa immagine brutta che vi ho fatto delle mutande. Voi cioè, non è vietato mantenere un paziente con 20 anni le mutande.